Allora, commento lucido, la Lazio ha meritato di vincere questo derby perché è una squadra, semplicemente per questo motivo qua, è una squadra di calcio, una squadra unita, compatta, dove ognuno lotta per il compagno accanto. La Roma è un'accozzaglia di giocatori tecnicamente medi, qualcuno buono, ma niente di eccelso, cioè non c'è sta quel qualcuno che fa la differenza come fino a qualche anno fa. Lui sta facendo il backstage. Backstage, vabbè. E quindi nel periodo migliore, perché poi va detto onestamente che nel secondo tempo la Roma ha spinto un po' di più, ma sui nervi, non per il gioco, perché la Roma non ha un gioco, la Roma ha spinto più sui nervi. C'è stato questo innesto di Pastore che ha dato un po' più, anzi più che altro quello di Perotti che ha dato un po' più di vitalità. C'è stata questa occasione di Florenzi, ma non frutto sicuramente del gioco, ma frutto di uno che ha preso, ha tirato, Stracoscia ha fatto una bella parata d'istinto, e poi c'è stata un'occasione su un cross in mezzo dove Pastore l'ha rubata probabilmente a Pellegrini, che era meglio posizionato, e l'ha ciabattata fuori. Basta, finita. La Roma è durata 10 minuti, un quarto d'ora al massimo. Dopodiché la Lazio, senza sforzarsi troppo, perché contro una squadra dei morti de sonno, di rincoglioniti, una squadra che è vergognoso che si interpreti un derby in questo modo, perché il derby si può vincere e si può perdere, ma giocandolo, non così, non al piccolo trotto, facendo i passaggetti quelli da Frocì, si può dire, non, a me non mi piace, Invece non mi piace proprio Dembélé. di me, sì, veramente, non mi piace sto modo di giocare le partite, maggiormente sto modo di giocare i derby, per cui fatevi un'analisi di coscienza. Io Fazio non lo voglio più vedere, raga. No, Io sì. Fazio non lo voglio più vedere, manco in fotografia. Ma C'è Fazio presente deve morire. quando nei tabelloni escono fuori tutte le fotografie dei calciatori, poi a un certo punto andranno Lui è in Bob. panchina, Fazio, e il pupazzetto nero, quando ti scrivi su Facebook che qua ci ha messo la foto. È il pupazzo nero, basta. Io non lo voglio più vedere manco in fotografia. Perché Sì, ma si è fatto via 200 metri da immobile, che per carità ci può stare. Ma proprio perché lo sai che è veloce, non lo marchi in quel modo. Dopodiché l'ha preso a calci, ha dato due o tre calci che c'erano sei Correa. rigori. Sei. Correa? Era Correa, sì. Correa, era Correa, perché cazzo era? Era Correa. Gli ha dato sei calci, che c'erano tre rigori su quel fallo. Lui dice: no, ma io no, ho Io non l'ho preso la palla. toccato Ma così. vattene a fanculo, te Oh, io una e persona, te, e ciao basta. persona. Se vuoi scrivi Niente. in La chat. Lazio ha. Allora, leggetemi, perché io ho pubblicato tre canzoni, perché comunque a me la Lazio resta inferiore alla Roma storicamente. La Lazio ha meritato di vincere i derby perché è una squadra di Ma calcio. La Roma comunque, è una squadra dei che vinca o che deficienti. perda, la Lazio Per carità, è assolutamente, merita. però avete rotto il cazzo. Cioè, proprio basta. Cioè, io non ve voglio Non più. Io si può fare. spero che finisca adesso il campionato, perché non ve voglio più vedere. Io, se vi incontro per strada, come dicevo dopo la Fiorentina, io cambio strada, perché io non vi voglio vedere. Proprio mi fate schifo tutti quanti. Non c'è uno in cui io mi rispecchio in questa squadra. Mi fanno schifo tutti Palamas! quanti. No, io non mi rispecchio in nessuno. Non voglio vedere più nessuno. Io l'anno prossimo sbragatevi tutti e rifatevi noi, perché a me questa squadra mi sta profondamente sui coglioni uno per uno. Ve odio tutti. Io preferivo molto la Roma de Gigi Radice, fatta de Scarpari, ma erano uomini con le palle. Voi non siete uomini, siete mezzi uomini. E va fatto bene. Io spero. Mo, stanno ancora a giocare su DAZN. Non so se hanno fatto 4, 5, 6. Va bene, fatene 6, 7, 8, 9, 10. Perché sta squadra non si merita niente. Deve essere proprio brasata. Io non ve la voglio più vedere. Fate schifo, ve odio, stronzi.